Con 138 preferenze su 605 totali, l'età fragile di Donatella di Pietrantonio vince l'11ª edizione del Premio Strega Giovani nel corso di un evento che si è svolto al Teatro Romano di Tor Bella Monaca. Pubblicato da Einaudi, l'ultimo romanzo della scrittrice abruzzese è stato il più votato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni, provenienti da 103 scuole secondarie superiori in Italia e all'estero. Il premio Strega Giovani si pone come obiettivo la diffusione della narrativa italiana contemporanea presso il pubblico di giovani adulti, riconoscendone ed enfatizzandone l'autonomia di giudizio. Nell'età fragile, Donatella di Pietrantonio rievoca il delitto del morrone, un fatto di cronaca nera accaduto nel 1997 in Abruzzo, in cui furono trucidate due ragazze durante un'escursione sulla Maiella. Scardinando gli stereotipi sugli anni, sulla sicurezza dei piccoli luoghi di provincia, la scrittrice originaria di Arsita affronta per la prima volta la violenza di genere. Per l'aggiudicazione del riconoscimento del premio Strega Giovani 2024 hanno partecipato i 12 libri finalisti. Tutto al femminile il podio. Dietro a Donatella di Pietrantonio, al secondo posto si è classificata Antonella Lattanzi, autrice di Cose che non si raccontano, e al terzo Chiara Valerio, autrice di Chi dice e chi tace. Tutti e tre i libri hanno ricevuto un voto valido per la designazione dei finalisti al premio Strega, la cui cinquina si conoscerà in giornata e sarà votata al Teatro Romano di Benevento tra i 12 titoli in concorso. Buongiorno da Benevento, sono molto felice di aver ricevuto ieri il premio Strega Giovani, un riconoscimento per me molto caro, attribuito appunto da una giuria di giovani. Ho voluto lasciare questo messaggio ai giovani dal palco per scusarmi a nome di tutta la mia generazione per non aver consegnato loro il migliore dei mondi possibili, di aver consegnato le guerre, un pianeta fragile. E troppo spesso mi sembra che i giovani non li ascoltiamo e non gli diamo fiducia. Per quanto mi riguarda, sono molto felice per il percorso di questo libro che va avanti, ottiene il riconoscimento. Mi interessa soprattutto che venga riconosciuto, apprezzato dalle lettrici e dai lettori, perché dietro un romanzo anche così breve c'è tanto, tanto lavoro, anche tanta sofferenza. Un saluto alle telespettatrici e telespettatori.